Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato ai prodotti assaggiati e finiti. Io mi ero ripromessa di fare dei video un po' più brevi e magari caricarli una volta al mese, però soprattutto in questo mese mi sono resa conto di aver accumulato un sacco di cose. Quindi proverò a fare un unico video, a farvi vedere tutti i prodotti insieme, cercando di non dilungarmi troppo. Qualora mi rendessi conto che il video è troppo lungo, lo dividerò in due parti. Ma direi di non perdersi lunghe premesse e cominciamo subito. Io, come vi dico sempre, vi do la mia opinione, ma anche se un prodotto non mi è piaciuto, non significa che non sia buono. Rispecchia semplicemente i miei gusti, oppure non li rispecchia. Parto con una marmellata che mi è piaciuta molto. La marca è Darbo, è una marmellata che io avevo già visto. Questa l'ho comprata in vacanza, però l'avevo anche già vista nella mia città. Era alle ciliegie in particolare ed era molto buona, una marmellata che comunque si è anche conservata bene una volta aperta. Ha fatto un viaggio in macchina lunghissimo all'interno della borsa frigo e nonostante questo si è conservata. Vado avanti con un altro prodotto che in realtà non ho consumato io, però mi hanno detto che è buonissimo, è della marca Carrefour e si tratta di una bevanda alla mela e frutti rossi. Chi ha consumato il prodotto ha detto che è veramente buonissimo, quindi ho pensato di sottoporlo alla vostra attenzione. Se andate da Carrefour e vi piacciono le bevande di questo tipo, magari provatelo. Inoltre, questo è senza zuccheri aggiunti. Poi vado avanti con un prodotto che ho apprezzato moltissimo, della marca Sapori e Piaceri, fette di pane tostato integrali. Io queste le mangio sempre volentieri a colazione. Cerco di farvi vedere la scatola integra se riesco a ripristinarla. Eccola qua. È una scatola così, la fetta di pane è esattamente come la vedete in foto, molto sottile ma non troppo enorme, quindi per le mie colazioni assolutamente perfette. Queste sicuramente le ricomprerò. Poi un prodotto che mi è piaciuto molto, contrariamente ad ogni previsione, sono queste crackerine della marca I Semplicissimi Doria, con pane pita e paprika lemon. Io pensavo che non mi sarebbero piaciute perché c'è la paprika e io non sono un amante del piccante, quindi ho pensato non mi piaceranno. Invece le ho assaggiate e devo dire che mi sono piaciute molto perché non sono troppo piccanti, è un piccante leggero, quindi le ho apprezzate. Poi un prodotto che ho trovato da Inns e che mi è piaciuto molto sono questi biscotti, Cereabel con frutta. In particolare c'era il fico, l'albicocca, la mela e la pera. Sono biscotti sottili, un pochino zuccherati, però devo dire che li ho apprezzati molto. Non tanto per la colazione, perché secondo me non sono biscotti adatti per la colazione, ma come spuntino oppure a fine pasto in sostituzione di qualcosa di dolce, comunque li ho apprezzati molto. Poi vado avanti con un prodotto che ho preso sempre da Inns e che mi è piaciuto. Si tratta di brioche con granella di zucchero sopra della marca Villa Boschi. Queste sono molto buone, però c'è il burro e si sente, quindi non le mangerei tutte le mattine perché secondo me sono un po' troppo sostanziose anche a livello calorico. Quindi sono magari da mangiare ogni tanto se volete mantenere un'alimentazione un pochino più leggera e sana, perché qui il burro c'è, si sente parecchio, però sono buone, quindi comunque ogni tanto, perché no, sono sempre delle cose gustose. Adesso quel prodotto famoso che avevo preso da Lidl in Slovenia e che non avevo mai visto in Italia, il pudding, ossia il budino al mirtillo. Questo mi è piaciuto molto, devo dire che il gusto del mirtillo si sente, è un bel budino rosa, quindi anche carino a vedersi, però l'ho apprezzato. Unica cosa da segnalare, dovete aggiungere lo zucchero perché non è una preparazione già zuccherata. Quindi io ho messo 2 cucchiai, qui dicono da 2 a 4, però io mi mantengo sempre bassa in queste cose, quindi ne ho messo solo 2 e mi è piaciuto moltissimo. Tra l'altro rimane denso, non è un budino troppo morbido, rimane abbastanza denso come budino e io lo preferisco, quindi mi è piaciuto. Poi vado avanti con un prodotto che ho preso a Vienna.
perché io in Italia non li ho mai visti, l'ho preso da Lidl, infatti la marca è Gelatelli, si tratta di coni con lampone e lime, anche questi mi sono piaciuti veramente tantissimo, io non l'ho mai visto in Italia, però se mi sto sbagliando e invece voi lo avete visto, segnalatemelo perché magari vado a ricomprarli, perché questi sono veramente buonissimi. Quindi davvero apprezzati. Inoltre, come vedete nella foto, c'è rosa, verde e bianco come colore della crema e sono davvero fatti così quando li aprite, quindi anche carini dal punto di vista estetico. Vado avanti con questo prodotto che avevo trovato in una degustabox, sono pomodori secchi. Sicuramente il prodotto è ottimo come marca, come qualità, ma ho scoperto che i pomodori secchi non sono il mio genere. A me sinceramente non sono piaciuti, ma non perché non fosse buono il prodotto, ma perché mi rendevo proprio conto che non è il mio genere di prodotto. Io non sono un amante dei pomodori in generale. Mi piace il sugo di pomodoro, mi piace il pomodoro sulla pizza, quindi il pomodoro in questa forma sicuramente sì, ma non sono una persona che mangia pomodori così come verdura o come contorno. E sinceramente anche questi io non li ho apprezzati, ma è solo un mio gusto personale. Naturalmente andavano assaggiati per scoprire che non è un prodotto che fa per me. Però se vi piacciono i pomodori secchi, niente da dire perché comunque il sapore era buono e sicuramente se li apprezzate vi piaceranno. Poi, sempre all'estero, in Austria, in particolare ero a Salisburgo, ho preso queste fette Vasa alle erbe aromatiche e mi sono piaciute molto. Il gusto delle erbe aromatiche non era troppo forte, però comunque si sentiva, gli dava quel sapore piacevole e non eccessivo. Devo dire che mi sono piaciute, la consistenza delle fette è esattamente come le altre fette Vasa, però il fatto che ci fossero le erbe aromatiche le ha un pochino arricchite. Non so se in Italia esistono, io non le ho viste, però se le dovessero fare o dovessi trovarle, sicuramente potrei ricomprarle. Vi faccio vedere un altro prodotto che ho preso da Lidl in Slovenia e si tratta di cotolette XXL, quindi grandi. Queste sono buonissime, io non so se in Italia ci siano oppure no. Vi sto facendo vedere questi prodotti presi all'estero, un po' per condividere, per farvi sapere se mi sono piaciuti o no, per chi ha seguito e mi hai svuota la spesa. Ma io ve lo segnalo per due motivi. Il primo è che non è detto che mi seguano solo persone dall'Italia, magari c'è qualche italiano che vive in Slovenia e io segnalo che questo prodotto è buono. Ma poi anche perché magari non si sa mai, potrebbero sempre arrivare in futuro questi prodotti. Io mi porto avanti, diciamo così, e vi dico se mi sono piaciuti o no. Queste mi sono piaciute tantissimo, sono abbastanza grandi, quindi noi ne mangiavamo una in due, perché comunque è abbastanza sostanziosa, soprattutto se mangiate anche il primo e magari ci mettete anche il contorno, però se lo mangiate come piatto unico sicuramente può andare bene anche una sola per una persona. Comunque mi sono piaciute perché a differenza delle altre cotolette hanno una panatura che non è eccessiva e non è troppo unta, ma il sapore del pollo all'interno era veramente buono, nel senso che quando io l'ho mangiata ho pensato questo è un pollo veramente buono, non è quello che non sa di nulla. Quindi l'ho apprezzata davvero tantissimo, spero di trovarla anche in Italia perché mi è piaciuta molto. Poi vado avanti con un prodotto Oro Saiwa che ho apprezzato. Si tratta di questa barretta ai cereali integrali con cioccolato fondente e nocciola. Non c'è molto da dire, sicuramente sono barrette di una buona marca, sono buone anche come consistenza, non si sbriciolano, comunque sono piacevoli da mangiare, ma a me è piaciuto soprattutto il sapore. Un altro prodotto che mi è piaciuto, che avevo trovato da Inns, è questa torta al limone farcita con crema al limone. Adesso magari non è tanto la stagione per le torte con la crema, però a me è piaciuta, quindi io ve la segnalo. L'avevo presa così per mangiare qualcosa di dolce che fosse un po' diverso dalle solite cose e l'abbiamo apprezzata.
Poi, cosa invece non mi è piaciuto assolutamente sono questi burger di tonno surgelati. In realtà avrei dovuto leggere meglio perché si tratta di burger con tonno, non di tonno, e c'è differenza perché poi guardando gli ingredienti mi sono accorta che in realtà era tutto merluzzo e probabilmente ci hanno messo una manciata di tonno perché si sentiva tantissimo il gusto del merluzzo e pochissimo quello del tonno, però non mi sono proprio piaciute come genere, non rispecchiavano i miei gusti, quindi queste non le riprenderò assolutamente. Se non ricordo male, le avevo prese da Heinz, ma non vorrei sbagliarmi. Comunque, non mi sono piaciute. Ho invece apprezzato tantissimo questi grissini con zucca e curcuma. Vi faccio vedere l'immagine. Questi mi sono piaciuti tantissimo. L'ho presi da Ins, sono andata per ricomprarli e non li ho più trovati. Quindi non so se magari era un'edizione limitata oppure se in futuro torneranno, spero di sì, perché a me sono veramente piaciuti. Molto saporiti, poi il grissino è un po' più spesso, come piace a me, quindi assolutamente apprezzatissimi. Peccato non averli più trovati, ma magari in autunno, chissà, magari tornano. Mi sono piaciute anche molto queste crostatine, sempre prese da Heinz, con farina integrale e frutti rossi. Queste le mangiavo a colazione e mi sono veramente piaciute. Sono friabili ma non troppo, si sente bene il gusto della marmellata con i frutti rossi, quindi molto apprezzate. Poi vado avanti con questo prodotto che hanno regalato al mio compagno, ma che ho mangiato anch'io. Si tratta di miele all'eucalipto. Questo mi è piaciuto tantissimo. Devo dire che è un miele che ho apprezzato. Si sentiva bene il gusto dell'eucalipto. Io lo mettevo magari sulle fette biscottate o a volte un cucchiaino all'interno del tè. Quindi davvero mi è piaciuto. Questo vorrei anche ricomprarmelo, però non vi so dire dove potrei andarlo a cercare, perché come vi dicevo è un regalo che abbiamo ricevuto e io nei supermercati non l'ho mai visto, quindi non so dove recuperarlo, però se mi capiterà potrei ricomprarlo. Poi vado avanti con un prodotto Oro Saiva, si tratta di questi biscotti con frutti rossi, sono più o meno della tipologia dei Vita Snella, sono anche molto simili. Questi hanno i frutti rossi, lo yogurt, la crema di yogurt, ma sono veramente buoni, quindi anche questi come spuntino oppure anche magari al mattino per colazione per mangiare un prodotto diverso anziché la solita brioche o le solite fette biscottate, perché no, potrebbe essere una soluzione per cambiare un pochino. Poi nella degustabox erano arrivati questi grissini alle olive nere della marca Velarte. Sono dei grissini abbastanza piccoli e sottili, mi sono piaciuti molto. A me in generale piacciono i grissini, mi piacciono anche quelli con le olive, quindi sapevo che li avrei apprezzati. Però mi sono piaciuti perché si sentiva bene il gusto dell'oliva, senza esagerare, erano friabili al punto giusto, quindi veramente apprezzatissimi. Poi da Lidl ho acquistato questa cioccolata fondente bio, cacao al 70%, mi è piaciuta, non c'è tantissimo da dire, è cioccolata con il cacao al 70%, quindi buona, si sentiva bene il gusto del cacao, non aveva quel sapore un po' chimico che a volte mi è capitato di trovare magari in altre marche dei discount sulla cioccolata, magari non necessariamente fondente, forse mi era successo più con quella al latte. Però questa comunque io ve la consiglio, è molto buona. Poi vado avanti con un prodotto che mi è piaciuto molto, si tratta di questi tocchetti, perché si chiamano così, al mais. Sono delle confezioni grandi con delle monoporzioni all'interno. Sono come dei mini grissini, però di mais. Questi li abbiamo apprezzati tantissimo io e il mio compagno, soprattutto in viaggio. Abbiamo fatto un lungo viaggio in macchina. E per sgranocchiare qualcosa abbiamo portato questi pacchettini di grissini, mini grissini di mais. E ci sono stati di grande aiuto perché non sempre magari vi trovate all'autogrill nel momento giusto, perché se trovate traffico magari capita di slittare con l'orario e quindi in attesa di fare un pranzo diciamo normale abbiamo magari mangiato due o tre di quelli e come spezzafame andavano bene. Poi mi è piaciuto anche questo yogurt di Coop, questo è della linea Bene Sì senza lattosio. In realtà io non lo volevo prendere senza lattosio, ma volevo proprio assaggiare questa tipologia perché c'è
cereali e biscotti al cioccolato. Sono quelli che poi voi andate a mescolare allo yogurt bianco. Mi è piaciuto molto. Devo dire che l'ho apprezzato, però a me lo yogurt piace, quindi non mi stupisco più di tanto. Poi qui c'è un altro pacchetto preso di brioche. Sì, sono quelle di PAM, semplici e buoni. E si tratta di brioche integrali con i frutti rossi. Anche queste sono molto buone. Io le mangio a colazione. Tra l'altro, la marmellata all'interno non è nemmeno così poca. E devo dire che la marmellata non è nemmeno poca. Ce n'è una giusta quantità. A me è capitato in passato, magari con altre marche, di prendere delle brioche con la marmellata, aprirle e accorgermi che di marmellata praticamente non ce n'è. Invece in questo caso c'era e quindi ho apprezzato anche questo fatto. Intanto qui si stanno accumulando tutti i prodotti, ma come vi dicevo sono tanti. Ho preso di marca Coop questa grigliata di pollo e patate. Questa mi è piaciuta, però devo fare una segnalazione. Sono praticamente tutte patate e pollo, ne ho trovato veramente poco. Ce n'erano 3 o 4 pezzetti e poi tutte patate. Per carità, erano buone le patate, però magari avrei preferito una proporzione equa tra pollo e patate. Quindi il sapore è buono, niente da dire. Però per questo motivo che vi ho detto prima, non so se lo ricomprerò, perché comunque io avrei voluto una cosa equilibrata. Se devo mangiare solo le patate, ovviamente faccio prima a comprare una confezione solo di quelle e magari spendo anche meno. Se compro le cose con il pollo, mi aspetto che poi un po' di pollo ci sia, ma ce n'era veramente poco. Non so se ho trovato io una confezione sfortunata, perché potrebbe anche essere quello, quindi magari potrebbe essere una cosa rivedibile, diciamo così. Però non sono rimasta troppo entusiasta. Fatemi sapere magari nei commenti se voi lo avete comprato, se vi è capitato di trovare poco pollo oppure se la proporzione era equilibrata, perché come vi dicevo potrebbe essere anche la mia confezione che magari era sfortunata. Vado avanti con un prodotto che ho apprezzato, si tratta di questo yogurt che ho preso da Inns, lampone e vaniglia. Questo era veramente buonissimo, mi è piaciuto. Quindi penso che lo ricomprerò. Come avrete notato, ci sono tantissimi prodotti che mi sono piaciuti e pochissimi che non mi sono piaciuti. Poi sono andata in albergo e ho trovato, tra le varie cose che vi danno in omaggio per la colazione, queste brioche della Bauli. In particolare sono nastrine della Bauli. Io non sapevo che la Bauli facesse le nastrine. Eccole qui. Devo dire che le ho apprezzate, mi sono piaciute molto. Quindi ve le segnalo, io nella mia città non le ho viste, però magari se voi invece le avete nei supermercati delle vostre città ve le consiglio perché sono molto buone. Non sono uguali alle nastrine Mulino Bianco, sono leggermente diverse come tipologia, però a me sono piaciute. Poi della marca Campiello ho voluto provare questi biscotti Moresco, sono col cioccolato e con pezzi di cioccolato, molto buoni, molto sfiziosi, per le mie colazioni non vanno bene, ma vanno bene magari come spuntino o come dolce a fine pasto. Buonissimi comunque, niente da dire. Poi mi sono piaciuti molto anche questi, i fusetti che ho preso da Inns della marca Il Buon Pane. E sono dei mini grissini. Io ho preso la versione con semi di sesamo, papavero e lino, però ce ne sono anche altre versioni. Io per adesso ho assaggiato questi. Sono proprio dei mini grissini, sono davvero piccoli, ma vanno bene perché comunque qua dentro ci sono delle monoporzioni. Quindi si possono portare in ufficio, si possono portare per la gita in campagna, si possono portare al mare, a scuola quando ricomincerà la scuola, insomma. Diciamo che vanno benissimo per tante occasioni. Io li mangiavo a casa, in realtà a tavola, come grissini, come sostituti del pane e mi sono piaciuti. Poi ho assaggiato questi biscotti della marca Gentilini, sono gli Osvego al miele con grani antichi. Questi li mangiavo a colazione, mi sono piaciuti. Il miele l'ho sentito poco in realtà, però
comunque il biscotto nel complesso mi è piaciuto, quindi si può ricomprare. Poi della marca Viva la Mamma ho preso una confezione di piatti pronti. A me a volte capita di comprare queste cose, vi faccio vedere la confezione intera. Si tratta di un'edizione limitata, quindi diciamo che l'ho comprati per curiosità. Quando vedo le edizioni limitate sono sempre curiosa perché penso poi magari non li trovo più e non perdo l'occasione di assaggiarli. Ovviamente se è una di quelle cose che rispecchia i miei gusti, altrimenti no. In questo caso, pur non essendo un amante della pasta, ho voluto assaggiarli. Sono in particolare mezzi paccheri con pomodoro e mozzarella. Mi sono piaciuti, si mettono in microonde, sono pronti in pochissimi minuti e devo dire che li ho apprezzati. Ovviamente non è la stessa cosa farsi la pasta fresca con il sugo fresco, questo è ovvio, dico delle cose che sono scontate, però per un pranzo veloce, se magari avete voglia di mangiare la pasta ma non avete modo o tempo di farla, una volta ogni tanto si può fare. Io li ho comunque apprezzati, li ho trovati buoni. Poi vado avanti con un prodotto che in realtà forse vi avevo già segnalato in passato, quindi vado velocissima. Sono i pronti al vapore della Valfrutta. Questi hanno carote, zucca e scorza d'arancia, 5 cereali. A me questi piacciono tantissimo. Di tutta questa linea, i pronti al vapore, questi sono forse gli unici che mi piacciono davvero molto. Gli altri diciamo che mi piacciono abbastanza, ma non mi fanno impazzire, infatti non li compro mai. Invece questi, questa linea con la zucca, le carote, la scorza d'arancia, sì, mi piace molto, quindi mi capita spesso di comprarli. Non mi ricordo però se ve l'avevo già fatti vedere oppure no. Poi della marca Frost ho preso questa bistecca di salmone con olio extravergine di oliva e rucola. Questa mi è piaciuta molto. È un modo diverso di mangiare il salmone, io di solito lo compro fresco e lo cuocio al vapore, quindi in un modo molto semplice, poi dopo aggiungo un pochino di limone, quindi il mio salmone è davvero il più semplice del mondo. Però volevo assaggiare anche questo che aveva la rucola, aveva l'olio, insomma era un pochino diverso, devo dire che l'ho apprezzato, anche se ovviamente preferisco il salmone fresco, ma ogni tanto comunque ci può stare per cambiare un po'. Poi erano arrivati nella Degustabox questi biscotti pick up con il cioccolato all'interno e una crema di latte, se non ricordo male. Li ho mangiati in tantissimo tempo perché io non sono una grande golosa, quindi io mangio dolci ogni tanto, ma mi durano un'eternità. Questo anche per rispondere a quelle persone che sotto questa tipologia di video mi dicono: "Mamma mia, quante cose dolci!" Sì. Le accumulo nei mesi, ve le faccio vedere tutte insieme, quindi sembrano tante, ma in realtà io una cosa dolce la consumo in 6 mesi perché non sono una persona golosa. Quindi magari anche un biscotto di questi non lo mangio tutto in una volta, magari lo apro, ne mangio un pezzettino, poi lo richiudo, magari lo finisco poi in una settimana perché ne mangio tanto così alla volta, quindi per dire quanto io non sia golosa, però ogni tanto comunque il sapore di queste cose mi piace, quindi effettivamente le mangio e mi piacciono, ma le mangio per gradi, diciamo così, e in tanto tanto tempo. Vi faccio vedere le ultime 3 cose. Questo è uno yogurt colato con pistacchio della marca Valdaveto. Aspettate che è scritto piccolissimo, caseificio Valdaveto, credo che sia proprio la marca, il nome della marca. Comunque questo è molto buono, è uno yogurt bianco sopra e sotto c'è la crema di pistacchio, voi dovete mescolarla e viene fuori uno yogurt al pistacchio, buonissimo, ha veramente un sapore ottimo, ma in generale quel tipo di yogurt che tra l'altro mi aveva consigliato uno di voi, devo dire che è buono, è quasi sempre buono, difficilmente mi sono capitati dei gusti che magari non mi hanno entusiasmato, di solito mi entusiasmano, quindi assolutamente promosso. Poi questa marmellata di fichi che mi è piaciuta, però rispetto ad altre marmellate di fichi non l'ho sentita così saporita, non so se magari sono io che non la sentivo saporita. Però rispetto ad altre tipologie comunque l'ho sentita un pochino più delicata forse come sapore, quindi va bene se magari i fichi non vi fanno impazzire così tanto. Se però vi piacciono e volete sentire il sapore più intenso, magari questa forse non è proprio perfetta per voi.
In ogni caso era buono come prodotto, quindi niente da dire su quello. Bisogna solo vedere quali sono i vostri gusti, se volete un gusto più intenso o meno intenso. Poi vi segnalo anche le mozzarelle Coop e voi direte, capirai, le mozzarelle Coop. A me piacciono, quindi ho deciso di inserirle in questo video, perché rispetto magari ad altre marche molto più costose, devo dire che queste qui di Coop sono buone. Quindi secondo me sono da segnalare. Tenete presente però che io la mozzarella non la mangio così, diciamo da sola o nell'insalata, ma la uso solo ed esclusivamente per fare la pizza. Quindi sulla pizza è buonissima e io ve la segnalo. Non vi so dire come sia mangiata così, diciamo nuda e cruda, perché non è la mia tipologia di utilizzo. Quindi se volete usarla per la pizza, io ve la consiglio. Se la volete usare da mangiare così nell'insalata o anche da sola, provate magari ad assaggiarla, dategli una possibilità, come si suol dire, però naturalmente poi valutate anche in base al consumo che ne fate. Per come la utilizzo io, è assolutamente buonissima e da segnalare. Questo era l'ultimo prodotto. Ci vediamo il prossimo mese per la stessa tipologia con altri prodotti, naturalmente. Io spero di avervi tenuto compagnia, fatemi sapere nei commenti se c'è qualcuno di questi prodotti che consumate abitualmente oppure qualcuno che non conoscevate e vi incuriosisce. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.